Mancuso, per intanto capire un po' quanto è stato bravo il portiere del Verona pronti via, perché ha avuto una ottima palla gol, a mio giudizio l'hai anche calciata molto bene con il destro. Sì, la primissima ha fatto una bella parata lui, sono arrivato sulla respinta, ho cercato di aprirla sull'altro palo ed è stato bravo lui a pararla. In attacco, lo abbiamo detto anche altre volte, anche nell'ultima settimana quando ci eravamo visti, segna sempre Mancuso. Questo per te sicuramente è positivo, però i tuoi compagni d'attacco non riescono ad essere incisivi, questo è un dato di fatto. Beh, oggi l'aspetto personale sinceramente lo metto un po' da parte. Penso più al gol del secondo tempo, comunque è servito per aprire la partita, alle occasioni del primo che abbiamo avuto un po' tutti e che dovevamo sfruttare sicuramente al meglio, perché il primo tempo, se c'era una squadra che doveva dare in vantaggio, quella eravamo sicuramente noi. Non siamo stati bravi a sfruttare le occasioni e loro sì. La mia sensazione è che tu, quando vai ad agire da attaccante esterno, però perdi quella brillantezza che quest'anno hai dimostrato sotto porta, ti vedi più da numero 9? Ma no, io è un discorso che si fa da tanto, perché anche da esterno comunque riesco ad arrivare vicino alla porta, perché comunque il primo tempo ci sono arrivato un paio di volte e dovevo fare sicuramente meglio. Magari da punta centrale sono più vicino alla porta, però ripeto, mi metto sempre a disposizione dell'allenatore e cerco di sfruttare ogni occasione che viene, sia dall'esterno che dal centro. Leonardo, si può dire che quella di questa sera è stata una sconfitta anche figlia dei tanti errori commessi sia in attacco che anche in difesa? Sì, è chiaro, dobbiamo cercare di limitare gli errori davanti, in tutti i reparti. È chiaro che il primo tempo io, ripeto, se fossimo andati in vantaggio non c'era niente da dire e dovevamo essere più bravi a sfruttare quelle occasioni, perché i primi 20 minuti veramente sono stati giocati alla grande. Poi gli episodi in queste partite fanno sempre la differenza. Il risultato è chiaro che è pesante, Mancuso, ma noi dobbiamo fare un'analisi un po' a 360 gradi. Secondo te in quest'ultimo periodo c'è un passo indietro rispetto al Pescara che aveva un po' fatto sognare tutti? Ma credo di no, credo che ci sia magari negli episodi che prima eravamo più bravi a sfruttare e ora un po' meno. Dobbiamo cercare di migliorare chiaramente nei dettagli della partita, nei momenti della partita, ma ripeto, oggi la partita credo che soprattutto inizialmente sia stata giocata alla grande. Se fossimo andati in vantaggio, lo ripeto, ma perché ci credo, se fossimo andati in vantaggio magari eravamo qua a parlare di un'altra partita. Avete anche recriminato per un rigore che poteva starci nel secondo tempo? Ma sinceramente non mi ricordo, però è chiaro, in area di rigore magari ci sono diverse situazioni in cui l'arbitro può fischiare o no, oggi l'ha fischiata loro. Ecco. Ti chiedo un'ultima considerazione, ti chiedo Leo, se secondo te questo Pescara è un Pescara che può restare fino in fondo nelle zone alte della classifica, oppure insomma qualche riflessione bisogna cominciarla a fare? No, io credo che questo Pescara ci possa stare là davanti. Ora abbiamo questo turno di riposo e ne approfitteremo per migliorare nei dettagli che magari non sono andati questa sera, ma credo che la squadra abbia dimostrato di avere dei valori importanti e quindi ci prendiamo questo turno di riposo, ci giochiamo al meglio le ultime due partite e poi c'è il giro di boa e si vedrà. Due partite, poi si chiuderà il girone d'andata, insomma l'obiettivo è superare comunque quota 30. Ma l'obiettivo è portare a casa tutti i punti che ci sono in palio, ne abbiamo a disposizione 6 e cercheremo di portarne a casa 6, poi vedremo in base alle partite cosa succederà.